Concentrati su quello che devi fare, perché nel lavoro tutto è facile e niente è facile. È questione di applicazione. Dove tieni la mano, devi tenere la testa. Dove tieni la testa, devi tenere il cuore. Altrimenti non diventerai mai un bravo artigiano. Ho il grande piacere di avere qui con me Vincenzo Moretti, un amico da tempo, che è un sociologo importante del lavoro, è un esponente della Fondazione Di Vittorio, in cui si occupa di comunicazione e di organizzazione. E con lui vogliamo capire alcuni delle tematiche, dei concetti che lui ha sviluppato in tutti questi anni di lavoro. Uno è importante, soprattutto oggi, che è il suo filo rosso, e cioè il lavoro fatto bene. Come si riesce a lavorare bene in Italia? Beh, io credo che il lavoro fatto bene, soprattutto di questi tempi, soprattutto al tempo di internet, può essere la chiave del cambiamento. Pensare che per l'Italia ci possa essere una via alla competitività di basso livello, facendo lavorare di più le persone, pagandole poco, pagandole male, facendo lavorare in maniera non motivata, non è solamente tecnicamente un errore, è una cosa che non porta da nessuna parte. Non porta da nessuna parte, a mio avviso, per delle ragioni persino banali. Ci sarà sempre da qualche parte del mondo un cinese, un lavoratore dell'Europa dell'Est, un lavoratore del sud-est asiatico che costerà di meno di quanto costa un lavoratore italiano, un lavoratore europeo. Ci sarà sempre un'azienda che al livello del costo riuscirà a produrre prodotti, merci di bassa qualità a un prezzo inferiore di quello che può produrre un'azienda italiana. Dopodiché si può anche essere competitivi, su quel terreno, ma per breve tempo e per fasce sempre più residuali di mercato. E comunque il problema si riproporrà in un secondo momento. Assolutamente sì. Se invece noi invertiamo, l'ordine dei problemi, ritorniamo a dare senso al lavoro, ritorniamo a dare senso al lavoro fatto bene, ritorniamo a dare senso a ciò che le persone sanno e a ciò che le persone sanno fare, e cerchiamo, di muoverci in un contesto di prodotti di qualità, di servizi di qualità, in un contesto di innovazione, allora il discorso cambia, perché l'Italia in questo ambito, in questo contesto ha una storia, non parte da zero, e le storie in queste faccende contano, sono importanti. Certo, e proprio parlando di storie, tu hai scritto un libro, l'ultimo tuo libro, che è un po' diverso dagli altri, nel senso che è un romanzo, è il tuo primo romanzo questo, Sì, è il mio primo romanzo, la tua sì, prima Testimonianza pura. opera fiction, la tua prima fiction, Sì, dopo sì, tanti sì. saggi, libri di saggistica. E, il titolo? Testimonianza Testamani e pura, cuore. l'editore LDS. Sì, in questi anni, non da solo, insieme, a tante altre persone, stiamo cercando di portare avanti questo filone, del lavoro ben fatto il più possibile a 360 gradi, quindi saggi, ma anche docufilm, ma Sì. anche video, ma anche musica, ma anche un romanzo. Associato al libro, c'è un film che si può vedere, un docufilm, come si dice, che si può vedere naturalmente gratuitamente su YouTube, che si chiama La tela e il ciliegio, diretto da Alessio Strazzullo, e per esempio
Alessio ha messo in due protagonisti in campo, un ebanista di 91 anni, Antonio Zambrano, e un ragazzo di 20 anni, Jacopo Guedato Mele, che di mestiere fa il digital life coach. Due età profondamente diverse, due mondi profondamente Certo. diverse, due persone profondamente diverse. È Due modi stato di lavorare, due perché modi di due lavori, sì. due mestieri profondamente diversi, due modi di lavorare uguali. È come Perché se tutti e due amano il lavoro che fanno, perché tutti e due vedono nel lavoro che fanno non solo un modo per guadagnare o per, diciamo, come dire, assicurarsi una condizione materiale decente, che insomma, nel caso dell'uomo, dell'ebanista di 91 anni, insomma, è anche Certo. passato da tanto tempo, diciamo così, ma vedono nel lavoro anche un modo, diciamo, per realizzarsi, per avere stima di sé, per avere rispetto di sé, per entrare in relazione con gli altri in maniera diversa. E mi piace anche ricordare che gli autori delle musiche, Paolo Petrella, ha voluto costruire la colonna sonora del film, del docufilm, a partire dai rumori, dalla rielaborazione dei rumori della bottega dell'ebanista. Quindi la colonna sonora, anche quella assolutamente scaricabile, ascoltabile, diciamo, su YouTube, è interamente attratta dal lavoro. Cioè, l'idea del lavoro come rappresentazione del bisogno dell'Italia di dare meno valore ai soldi e più valore al lavoro. Meno valore a ciò che hai e più valore a ciò che sai e sai fare. Certo, è un approccio molto sanitiano questo. Guarda, è sicuramente un approccio molto sennettiano, però è anche un approccio molto morettiano, ma non di Moretti Vincenzo, di Moretti Pasquale, di mio padre, Sì. che aveva la quinta elementare. E che un giorno io ero piccolo, avevo 9-10 anni, l'ho raccontato in un altro mio libro, Bella Napoli, e lui mi chiamò e mi spiegò, perché era tornato amareggiato dal lavoro, mi spiegò la differenza che c'è, mi disse allora, quasi 50 anni fa, mi disse la differenza che c'è tra il lavoro preso di faccia e il lavoro a media meglio. E mi disse: guarda papà, il lavoro preso di faccia è quando tu ti impegni, quando tu cerchi di fare bene quella cosa, quando tu nel farla ci metti tutto se stesso, ma non perché devi dimostrare qualcosa a qualcuno, ma perché per te deve essere fatta così. Il lavoro preso a media meglio è il lavoro di quelli là che lavorano tanto per lavorare, per far passare la giornata, ma tu in vita tua cerca di lavorare sempre prendendolo di faccia il lavoro. Ecco, quindi poi naturalmente l'ho trovato in Zenit, l'ho trovato Certo, in tante altre cose e ne sono felicissimo. Però insisto sul fatto che l'ebanista di 91 anni, mio padre, stiamo portando avanti un'inchiesta sul web, su Timo, sulla piattaforma Timo, si chiama Le Vie del Lavoro. Ci stanno più di 300 storie pubblicate, ingegneri, scienziati, pasticcieri, persone che fanno i babà, persone che fanno i ristoratori, muratori, Sì. mestieri di tutti i tipi, accomunati da questa loro voglia di fare bene le cose, perché è così che si fa. Ci sta tanta Italia che lavora così, bisogna raccontarla, bisogna accorgersene che c'è, perché altrimenti sembra che esistano sempre soltanto altre cose. Che qualunque cosa fai nella vita, piccola o grande che sia, la devi fare come se in quella cosa tu volessi diventare il numero uno al mondo. Sì, proprio così ha detto, il numero uno, non il due o il tre, perché nell'approccio non ti puoi accontentare, devi condannarti a essere il migliore. Poi magari non ci riesci, perché il risultato non dipende solo da te, perché conta da dove sei partito, quali opportunità realmente ti sono state date,
fino a che punto gli strumenti che avevi erano quelli giusti, ma quando sei lì, saper accettare un risultato diverso da quello che ti aspettavi e magari meritavi è un pregio, mica un difetto. Nell'approccio no, esiste solo una possibilità, cercare di Ognuno di noi, essere. quando è di fronte a una persona che lavora in questo modo, bisognerebbe che gli chiedesse la storia del suo lavoro. Sarebbe bello, assolutamente, assolutamente. Noi da un certo punto di vista cerchiamo di farlo. E diciamo che viene fuori dalla collaborazione tra Fondazione Aref e Fondazione Giuseppe Di Vittorio, quello che cercheremo di fare, per esempio, il 30 aprile di quest'anno, con un evento che abbiamo chiamato La Notte del Lavoro Narrato. Anche lì mi sono ispirato a una cosa che già c'è. A Reggio Emilia ogni anno fanno una manifestazione che si chiama Reggio Narra. Io ho pensato di adattarla sul tema del lavoro. Abbiamo lanciato questa cosa attraverso i social network. Stiamo avendo una rispondenza straordinaria, diciamo Di meravigliosa. adesione. Quindi ci aspettiamo che saranno centinaia e centinaia di posti, di case. Stiamo chiedendo alle persone di invitare quella sera nelle loro case gli amici, portarsi un libro che racconta storie di lavoro e leggerlo, raccontare la propria storia di lavoro, cantare un canto di lavoro. Anche qui su YouTube abbiamo fatto un'anteprima nazionale per dare l'idea di che cosa volevamo fare a Caselli in Pitteri il Sì. 17 luglio dell'anno scorso. Anche questo lo trovate su YouTube. È venuto fuori una cosa straordinaria: ragazzi che leggevano libri, ragazzi che cantavano storie, un uomo che lavorava la pietra se l'è portata e mentre cantava ha cominciato a rompere questa pietra, donne di Caselli in Pitteri che hanno raccontato del loro lavoro nelle risaie in Piemonte da giovani che si partivano e andavano a lavorare nelle risaie. Quindi, come dire, ritrovare il senso di una comunità attorno al lavoro, perché io penso, lo dico con la necessaria modestia, però con molta convinzione, io penso che quello che ciò che può salvare l'Italia è il lavoro. Certo. L'Italia si salva a partire dal lavoro, non a partire da un'altra cosa.